Ciao Panicotteri e bentornati in questo nuovo video. Qua chi è? Charlotte. Oggi siamo qui perché passeremo una notte intera dentro una tenda gigante. E insieme a noi ci sarà anche la nostra cara bambola, di cui ho il nome da dirvi, ovvero Elaide. Questo commento è stato scritto da Elena Rossa, quindi grazie, un bacione. E ora questa bambola qui la sposteremo perché, come vedete, ha la benda, perché non la voglio fare muovere. Però ora la leveremo perché voglio che vi saluti. Bene, Elaide, ti piace il tuo nuovo nome? Beh, devi dire un grazie a Elena Rossa. E ora puoi pure salutare i Panicotteri, cioè nel tuo modo. Ok, benda, non muoverti. Ora ti metto la benda, però non ti devi muovere ugualmente. Ferma. Braccio dritto. Quindi ragazzi, prima di scenare volevo farvi vedere una cosa, ovvero che ho trovato questa pelle di serpente stamattina e volevo mostrarvela perché oggi ci servirà per difenderci da questa tenda, dalle persone che ci sono fuori. Quindi metterò questa serpente, cioè questa pelle di serpente qui sul tappeto, per far sembrare che sia un serpente. Infatti mettiamo questo tappeto fuori, welcome, anche se ci sarà un serpente sopra, e beh, ci difenderà. E ora si può mangiare, gustarci tutta la roba. Oh, bontà, ho fame. Eccomi qui e ora ceniamo. Non so cosa ci sia sotto, quindi guardiamo un po' cosa c'è. Oh, intanto qui abbiamo un mango che profuma anche tanto. Però ora voglio servirmi del salato. Per ora 3, 2, 1, sushi. Ormai in ogni mio video c'è il sushi, quindi non è più tanto suspense. Nom. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
c'è dentro quest'altro piatto. Oh, papaya! Ok, assaggiamo. Io non l'ho mai assaggiata la papaya, quindi non so com'è. Non è che profumi proprio tanto, mi sembra melone. 3, 2, 1. Non mi piace. No. Ragazzi, scrivetemi giù nei commenti se a voi vi piace. A me proprio no, no. Mi sa di carota. Ok, assaggiamo questo. Cocomero! Ok, questo sì, mi piace. Speriamo che sia buono in sé per sé. E assaggiamo anche di questo. Scrivetemi se vi piace il cocomero. Ma penso di sì, cioè, a chi non piace il cocomero? È buonissimo. Ora avevo intenzione di fare dei TikTok per far passare il tempo, perché ancora non è buio e quindi non dormo. Perché non è buio e quindi non dormo, perché se no non mi addormento ora. Non ho sonno, quindi facciamo questo cavolo di TikTok. Io con i miei problemi. Vediamo un po' cosa possiamo scartare. Ecco la surprise. Queste figurine qui. Questo ci sarebbe da tipo fare così con la moneta, però io lo faccio con le unghie perché ora non ho una moneta con me. E questa è quella che sta venendo fuori. Eccola qui, la LOL surprise. E ora attacchiamola da qualche parte qui. Mettiamola qua. Un po' storte, dai, però va bene. Che ci proteggerà durante la notte. Abbiamo già due protettori. La pelle di serpente e lei! E Laide. Anche lei! E anche voi! Mettiamo a posto queste altre figurine, ho trovato. E c'è un gufo che non so cos'è, però è un uccello che fa di continuo. Cucù, cucù, cucù. Tutto la notte così. Ditemi che sentite il gufo, perché sennò io sono tonta, però lo sentite di sicuro. Facciamo musica. Prendiamo i dadi, ok, che è meglio di fare musica col gufo. Ok, questo
questi dati qui ci diranno cosa succederà questa notte. Infatti ora li mischeremo. Wow! È uscito un dado, ragazzi. Piangerò. Ora il gufo ha aumentato ritmo. Dove sarò? Sono qui! Ciao! E gufo, ciao! E gufo, ciao! E gufo e gufo lì vicini, cosa penseranno di me? Ragazzi, sono le 8:03 e tra poco il telecameraman se ne dovrà andare via e io dovrò riprendere con il mio telefono. Ci mancherà il telecameraman. Fatti dare un abbraccio. Ok, abbraccio dato, l'ho dato anche a voi, anzi anche a voi ora. Perfetto. Anche il gufo, vedi, sente la tua mancanza, piange. Ho capito perché piangeremo questa notte, perché ci mancherai. Bene, il telecameraman se n'è andato via e io ho portato la roba da studiare per domani, perché domani ho l'esame di inglese e quindi devo studiare. Ho scritto a mia mamma, visto che lei ogni cosa che trova sulla mia scrivania lo butta via. Quindi ho scritto non buttare grosso, perché queste domande, senza queste domande prendo un 4. Quindi è meglio non prendere un 4 e prendere un 10. Yeah! E quindi con la mia intelligenza ho scritto non buttare. E da voi sorgerà la domanda spontanea: Charlotte, ma sei alle medie, come fai ad avere già l'esame? Beh, praticamente vado in un corso per approfondire l'inglese e ci fanno fare l'esame a fine anno per vedere come siamo messi. Ora vi sceglierò una domanda a caso e voi dovrete rispondermi giù nei commenti. Allora, what's the day yesterday? Ovvero, che giorno era ieri? Yesterday is, devo studiarlo, yeah! Ma voi scrivetemelo giù nei commenti, ragazzi, perché voglio vedere come siete messi con l'inglese. So che utilizzerete Google Traduttore, però dai, non fate furbi! Quindi ora, studiamo, ci vediamo dopo. Esco, dai. Si è spenta anche sta luce. Accenditi. No, io ho paura. Delle rose. Delle rose. Ragazzi, io prendo la lampada. Ora è meglio. Ma dov'è? Sei guai, raga. Che sta facendo? Raga, no, io ho paura. No, che fa? No, no, no. Chiara, stai ferma, no. No, 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 no. Che sta facendo? Poi io tipo, cosa c'ha dietro? È qualcosa che si illumina. Vedete, tipo, c'è qualcosa che si illumina. Raga, no, che fa? No, no, io voglio andare via, però, cavolo. Posso ritornare a casa? Guardate che buio. No, io non ci vado nel bosco, cioè c'è un buio pesto, non c'è nemmeno una stella. E questo, che fa? Che sta facendo? No, no, no. Se devo andare nel campo, cara, io non ci vengo. Ci vai te? Io ti lancio le rose qui e io me ne vado via, corro via. Chiudiamo tutte le finestre, non voglio più avere nessuna finestra in giro.
Questa volta non è la bambola, ma è qualcun altro.